La storia di Diego Armando Maradona viene dalla periferia per la periferia. Ma c'è un evento che, per quanto marginale nella carriera di Diego, ne racconta tutta la sua grandezza. È il gennaio del 1985, il capodanno è passato da pochi giorni. Maradona è arrivato in Italia da qualche mese e a Napoli sta iniziando ad ambientarsi nonostante la squadra non giri bene. Prima della pausa di Natale i partenopei infatti hanno chiuso con 3 sconfitte consecutive e ora sono appena sopra la zona retrocessione. Questo inizialmente contribuisce a far titubare un po' Diego sul suo approdo in Italia, ma tutto sommato è contento. La città lo ha accolto come un re. E poi Maradona, in cerca di redenzione dopo l'altalenante esperienza col Barcellona conclusa in finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao, con una maxi rissa proprio sotto gli occhi del re di Spagna. Con i baschi, Diego aveva un conto aperto da quando, 8 mesi prima, il difensore Goikoetxea gli aveva spezzato una caviglia, costringendolo a rimanere fuori dal campo per diverso tempo. Ma l'addio al Barcellona in quel modo ha alimentato le polemiche sul numero 10 argentino. Al suo arrivo al Napoli in estate, aveva pronunciato una frase che resterà nella storia del calcio. Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli perché loro sono come ero io a Buenos Aires. E il primo passo verso i più poveri in Italia Diego lo farà proprio in quei mesi dell'85. Dicevamo, il capodanno è passato da pochi giorni, la squadra si è già riunita in campo per prepararsi ad ospitare l'Udinese di Zico nel turno di Befana. In quel Napoli c'è un ragazzo, Pietro Puzzone, che gioca in attacco come riserva. È nato in periferia, ad Acerra, a pochi chilometri da Napoli. Lì ha trascorso le vacanze e lì è venuto a sapere di un concittadino che aveva bisogno di aiuto per il figlio. Gli servivano i soldi per fare un viaggio in Francia per una delicata operazione chirurgica che avrebbe salvato il ragazzo. Puzzone, fin dall'arrivo in Italia di Maradona, ha subito legato con Diego e di questa faccenda gliene parla. Perché non facciamo un amichevole di beneficenza per questo ragazzo? Maradona, così come gran parte della squadra, è d'accordo, ma non è dello stesso parere il presidente Corrado Ferlaino. La squadra non sta andando benissimo, ci manca anche mettere a rischio le gambe per un amichevole. Il discorso sembra chiuso, il capo ha detto no. Ma ad Acerra c'è un altro personaggio di spessore, il capo ultra del Napoli, Pasquale D'Angelo, che viene a conoscenza del fatto. Va da Maradona e gli fa: questa amichevole la faremo, tu parla con i giocatori, che con la dirigenza garantisco io. E così la domenica il Napoli scende in campo al San Paolo e batte l'Atalanta 1-0. Il giorno dopo è nel fango di Acerra per affrontare l'Acerrana, una squadra di interregionale, e la leggenda della storia del calcio fa il riscaldamento nel parcheggio di un campetto di periferia. Non solo, Maradona ha dovuto anche pagare per giocare, esattamente 12 milioni di lire, l'indennizzo richiesto dall'assicurazione che altrimenti non avrebbe coperto eventuali danni fisici per una partita del genere. La cosa bella è che l'evento è tutto organizzato in fretta e furia, tanto che quando il Napoli arriva al campo di Acerra è in corso una partita tra vigili urbani che sono costretti a smettere per fare spazio a Diego Armando Maradona. Capienza dello stadio 5.000 persone, spettatori presenti oltre 10.000. L'incasso è di 20 milioni di lire, una cifra che consente a quel padre di portare il figlio in Francia per operarsi. Sul campo c'è spazio anche per una prodezza che fa letteralmente esplodere quello stadio di periferia. Maradona prende palla e scarta tutti. Grazie, il numero 10 della nazionale argentina contro una squadra di interregionale, ma tant'è, è invasione di campo. Quell'amichevole non sarà l'unica che vedrà Maradona su campi improbabili per cause benefiche, ma è la prima volta che Napoli, dopo aver scoperto il calciatore Diego, scopre l'uomo Diego, che imprimerà un segno indelebile sul volto di quella città e del calcio italiano.